Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua, nel disordine della mia libreria, da me e da un video in cui parliamo finalmente, dopo circa 6 anni da che ho aperto questo canale, parliamo finalmente di uno dei personaggi più importanti, più noti, più celebrati, più famosi, ma al contempo più sopravvalutati della Seconda Guerra Mondiale. Di chi parliamo? Parliamo di Erich von Manstein, del feldmaresciallo Erich von Manstein, del padre nobile della Blitzkrieg, o più esattamente Bewegungskrieg, come viene detto. Un uomo considerato da molti il più grande generale tedesco, un uomo considerato da molti come un assoluto genio dell'arte della guerra, considerato da molti come guerriero senza macchia e senza paura. Ma c'è un ma grosso come una casa. Gran parte di questa fama che von Manstein si porta dietro risale agli anni 50, quando, venne scritto un libro che si intitolava The Other Side of the Hill, tradotto in italiano corretto, L'altro lato della collina, ma che in Italia è stato tradotto come Storia di una sconfitta. L'autore era Basil Little Heart. E già, questo vi dovrebbe far capire, cioè già l'espressione che faccio parlando di Little Heart fa capire quanto, decisamente poco plausibile siano certi elogi, quanto decisamente poco plausibili siano certe elegie, certe, celebrazioni, certi, profluvi di nuvole di incenso sulla figura di Erich von Manstein. E praticamente, che cosa accadde? Anni 50. Basil Little Heart, in piena guerra fredda, intervista, parla, corrisponde con alcuni dei generali tedeschi, i quali non vedono l'ora di lavarsi la coscienza, i quali non vedono l'ora di mondarsi da ogni colpa, i quali non vedono l'ora di creare il mito della cosiddetta Saubere Wehrmacht, ovvero sia la Wehrmacht pulita, la Wehrmacht innocente, con i crimini di guerra commessi solo, soltanto e solamente dalle SS. Noi ora, 2023, sappiamo benissimo che questa è una clamorosa vaccata, perché sappiamo benissimo che la Wehrmacht partecipò con entusiasmo ai crimini di guerra su tutti i fronti. Qui vicino le case di Fonte Corniale non furono certo date alle fiamme dalle SS, ma da un normale reparto tedesco di fanteria, della Wehrmacht, dello Heer, dell'esercito. Quindi, scusate il piccolo ricordo personale, ma insomma, che vi devo dire? Come la vogliamo mettere? Come si fa a scrostare dal mito creato nel corso di circa 70 anni sulla figura di Erich von Manstein? Modestamente, ci proviamo e speriamo di riuscirci. Basil Little Heart, nel suo discusso, discutibile e superatissimo libro, ci dice che il più abile di tutti i generali tedeschi fu probabilmente il feldmaresciallo Erich von Manstein. Di questo avviso erano quasi tutti quelli con cui ho parlato della guerra, da von Rundstedt in giù.
aveva uno straordinario senso strategico, cui si abbinava una comprensione delle armi meccanizzate superiore a quella di ogni altro generale che non appartenesse alla stessa scuola dei corazzati. Al contempo, il generale Keitel, non certo un amico di von Manstein, i due non si potevano vedere, se non ricordo male fu proprio von Manstein a inventare per Keitel il soprannome di Darla Keitel, il lacchè, confermò questa opinione mentre aspettava di essere processato a Norimberga e scrisse le sue memorie. Disse: io stesso consigliai a Hitler per 3 volte di sostituirmi nell'incarico di capo di Stato Maggiore Generale delle Forze Armate con von Manstein, ma nonostante l'ammirazione frequentemente espressa per le straordinarie doti di von Manstein, Hitler temeva evidentemente di fare quel passo e ogni volta respinse l'idea. Per semplice indolenza da parte sua o per qualche inespressa obiezione nei confronti di von Manstein? Non ne ho idea. Beh, oggettivamente Keitel che ha idee è forse chiedere un po' troppo. Un illustre storico militare tedesco, Andreas Hilgruber, lo definì come la personalità più significativa della Germania nella Seconda Guerra Mondiale. E qui forse possiamo anche essere d'accordo. Però ripeto, avete presente la Zimmerit, la pasta corrugata in cemento e amianto che veniva applicata alle corazze dei carri armati tedeschi? Ok. La Zimmerit del mito, le incrostazioni del mito. Von Manstein, sinceramente, è molto mitizzato. Von Manstein, sinceramente, va considerato con un pochino più di attenzione, perché dopo le sbrodolate di Little Heart, che tanti danni hanno fatto e tanti danni ancora continuano a fare, ok, bisogna, come dire, cercare di capire cosa fece veramente von Manstein. Fu il grande genio militare decantato da Little Heart, decantato da Keitel, decantato da tanti altri personaggi? Forse no. Ripeto, sicuramente era un ottimo generale, sicuramente era un ottimo condottiero. In questo libro, da cui traggo alcune fonti, I generali di Hitler di Corelli Barnett, nella biografia, nel breve ritratto biografico che ne traccia Lord Carver, si percepisce come in realtà non si riesca, forse ancora peggio che con Rommel. Cioè, allora, se la figura di Rommel nel corso degli anni è stata messa in discussione da ottime biografie come quella di David Fraser, Rommel, l'ambiguità di un soldato, cercate nella cronologia di questo canale, l'ho recensito anni fa quel libro, cercatelo e cercate anche il libro. Dicevo, se la figura di Rommel è stata analizzata con maggiore freddezza, è stata sviscerata con, diciamo, maggior precisione e finalmente si sono smontati certi miti sulla leggenda della volpe del deserto, su von Manstein si fa molta, molta, molta più fatica, perché Rommel, diciamo, morto come è morto, circondato già da vivo da un'aura di mito, di invincibilità, di grandezza che tutto sommato non meritava, la fama di Rommel era molto immeritata
e soprattutto ricordatevi come scriveva Eric Kübi nel suo fondamentale Il tradimento, nel suo fondamentale libro intitolato Il tradimento tedesco, Rommel era un grandissimo opportunista, Rommel era un avventuriero ambizioso e il suo comportamento in Africa lo dimostra. Ma torniamo a noi, ripeto, probabilmente a livello militare von Manstein fu sicuramente più bravo di Rommel, sicuramente. A quanto pare è giusto considerarlo come il padre della Bewegungskrieg, il padre operativo della guerra di movimento, anche se nello Stato Maggiore tedesco c'era già chi pensava alla guerra come guerra di movimento, come insomma alla guerra che poi noi conosciamo come Blitzkrieg, se vogliamo, ok? Diventa un po' difficile parlare perché, ripeto, è circonfuso dal mito, un mito che gli è stato costruito attorno, un mito che soprattutto lui è stato molto furbo, molto intelligente, molto abile nel costruirsi anche da solo, perché nel dopoguerra von Manstein ha scritto la sua autobiografia intitolata Vittorie perdute, che ripeto io ho qui da qualche parte, ma non, l'ultima volta l'ho letta una ventina d'anni fa, Dio solo sa dove l'ho cacciata e non riesco più a ritrovarla, abbiate pazienza, che era un libro scritto nel pieno periodo della cosiddetta Wehrmacht pulita, in piena guerra fredda, un libro in cui uno si autoassolveva, due, diceva un sacco di cavolate, tre, glissava con noncuranza su certi argomenti. E sappiamo noi bene su quali argomenti poteva glissare un generale tedesco che scriveva le sue memorie negli anni 50, in piena guerra fredda, in piena ultrapropaganda atlantista e soprattutto con la Germania occidentale che stava venendo riarmata per far fronte all'Armata Rossa, per far fronte alla Volksarmee della DDR. Ok? Quindi che cosa fece von Manstein? Forte del fatto che Liddell-Hart lo aveva dipinto come un genio, forte del fatto che Liddell-Hart si era trangugiato come se nulla fosse tutte le balle che potevano essere sparate dai generali tedeschi che aveva intervistato, anche perché, mettiamola così, aperta parentesi, Sir Basilio Corpiccolo, Sir Basil Liddell-Hart, era un uomo molto presuntuoso, molto pieno di sé, che aveva il brutto vizio di spararle grosse e di autolodarsi e quindi autoimbrodarsi come se non ci fosse un domani. Se vi viene in mente Trizzino, il paragone più o meno è quello. Un personaggio, Basil Liddell-Hart, era un pallonaro, un furbastro, un uomo che si appropriò di meriti non suoi. Basti dire una cosa, Guderian, di cui Basil Liddell-Hart vantava di essere l'ispiratore, in realtà non sapeva neanche chi fosse, perché non era, come diceva Liddell-Hart, che si autodefiniva il padre delle dottrine delle truppe corazzate britanniche. No, non era Liddell-Hart. Il vero padre delle forze corazzate britanniche fu Fuller. Questo è un discorso che ci porta molto lontano e che ci sta allontanando un attimo dalla figura dell'uomo che vogliamo analizzare, ovvero sia Erich von Manstein. Von Manstein discendeva da una stirpe di impeccabili tradizioni militari. Il padre e la madre e tutti i suoi parenti acquisiti appartenevano a famiglie della nobiltà prussiana.
Erich von Manstein era il decimo figlio di Eduard von Lewinsky, che era un generale di artiglieria. Nacque nel 1887. Fu adottato, allora, la sorella di sua madre, Hedwig, era Hedwig von Sperling, era sterile e come tradizione nelle famiglie prussiane, per non far estinguere il cognome, la schiatta, la dinastia von Manstein, Hedwig von Sperling, sposata von Lewinsky, diede in adozione il suo decimo figlio alla sorella sterile Hedwig von Sperling, che era sposata con Georg von Manstein, che divenne in seguito generale di fanteria. E un'altra sorella della madre di della madre, insomma, un'altra delle sorelle von Sperling era la moglie di von Hindenburg. Quindi, diciamo, la tradizione prussiana al suo massimo livello. E von Manstein, padre Georg von Manstein, non era un proprietario terriero, ma era un uomo facoltoso, dato che sia lui sia la famiglia della moglie avevano ricevuto dallo Stato una dotation, perché c'era questo vezzo dei prussiani di usare termini francesi. Prendete per esempio la Blaumax, la Pour le Mérite, l'Ordre Pour le Mérite, la medaglia, la più importante medaglia tedesca della Prima Guerra Mondiale, quella che prese Rommel a Caporetto, per dire. Allora, la famiglia della moglie, cioè la famiglia von Sperling e la famiglia von Manstein, avevano ricevuto questa dotazione per i servigi da loro resi nella guerra franco-prussiana, durante la quale il padre del generale aveva comandato un corpo d'armata. Dopo 5 anni di studio al Lycée Strasbourg, il 13enne Erich entrò nel Kadettenkorps e nei periodi di soggiorno a Berlino servì nel corpo dei paggi alla corte del Kaiser Guglielmo II. Quindi, se vogliamo, era un nobile in tutto e per tutto. Insomma, figlio, nipote, insomma, una famiglia di tradizioni militari illustre, e addirittura era un paggio della corte del Kaiser. E c'è da dire che a 20 anni fu assegnato al prestigioso 3° reggimento delle guardie a piedi, nel quale aveva prestato servizio anche von Hindenburg. Lo stesso reggimento, ironia della sorte, accolse contemporaneamente a lui anche von Braucic, il comandante in capo dell'esercito dal 38 al 41, e altre future personalità come il figlio di von Hindenburg, Oscar, e i generali von Schleicher e von Hammerstein-Ecord, che sarebbero state figure preeminenti negli intrighi militari degli anni 30. Quindi praticamente parliamo di un puro prodotto della nobiltà militare e militarista prussiana. Un uomo nato e cresciuto in mezzo ai militari, un uomo nato per fare il militare. Lord Carver, in questo breve profilo biografico, ci dice che sia a casa sia nell'esercito, dunque, Erich von Lewinsky, poi von Manstein, fu allevato secondo la tradizione eletica dell'antica casta militare prussiana, cui si aggiunsero di rinforzo le norme di vita del suo puritanesimo luterano, ciò che veniva da lui descritto come le nozioni tradizionali di semplicità e cavalleria dell'esercito e il suo soldatesco concetto dell'onore. Insomma, però, sti generali tedeschi sempre a riempirsi la bocca con la parola onore, ma quando fu il momento tolsero la museruola a tutti quanti
per fare carne di porco della popolazione civile in Russia. Onore, 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 un paro de ciufoli, un paro de ciufoli. Allora, secondo quello che dice Carver, era un, diciamo, era un uomo, cioè come dire, era un uomo di estrema correttezza e che insisteva sui più rigidi standard di comportamento, disciplina ed etichetta. Tipico prodotto del suo ambiente, diciamo che non corrispondeva allo zotico chiacchierone millantatore e senza fantasia con gli stivaloni che i caricaturisti britannici si divertivano a rappresentare, prendendo in giro il militarismo tedesco. Era un uomo a volte arrogante e intollerante e imponeva rigidamente la disciplina, ma era un uomo indubbiamente molto, molto, molto intelligente. Era un uomo freddo e riservato, che però aveva una certa emotività e doveva faticare molto per mantenere i suoi sentimenti sotto controllo. Secondo Carver, aveva una grande forza d'animo che gli permetteva di tener testa a tutti i suoi superiori, compreso Hitler, se pensava che questi avessero torto, e di affrontare una situazione critica dietro l'altra con impavida determinazione, aiutato da una chiara percezione della realtà. Per questo si guadagnava il rispetto e l'affetto di coloro che lavoravano al suo servizio e venivano ispirati dal suo stesso esempio. Cioè, praticamente uno di quei comandanti dediti alla loro missione, uno di quei condottieri dediti, difatti in questo libro è inserito nella categoria condottieri. Era un uomo, come dire, che aveva in comune con Montgomery la rigidità e l'acume con cui analizzava gli aspetti essenziali di un problema. Per la concisione e la chiarezza degli ordini e per il freddo calcolo con cui maturava le decisioni. Cosa dire? Un uomo che a volte sembrava richiamarsi nel comportamento all'ordine militare e monastico dei cavalieri teutonici, a cui gente come von Manstein, ma in generale tutti gli Junkers prussiani, sentivano di discendere direttamente. Volevano essere, von Manstein e quelli come lui, volevano essere chevalier sans peur e sans reproche, ovvero sia cavalieri senza macchia e senza paura. Sulla paura possiamo discuterne, sulle macchie non basterebbe un'autobotte di Ace Gentile, ma continuiamo così. Diciamo così. Manstein disprezzava profondamente i politici. Manstein non era nazista. Manstein era, diciamo, si sentiva più che altro, anche se non era nazista, Manstein si sentiva più che altro un nazionalista profondamente, intimamente, ferocemente, a volte anche ottusamente legato a certi valori. E questo lo spinse, se vogliamo, nelle braccia di Hitler, perché dopo i torbidi di Weimar, dopo il tormentato e difficile e stentato periodo della Repubblica di Weimar, con i suoi alti e bassi, con le sue difficoltà, Manstein alla fine aderì al regime nazionalsocialista, anche se non smise mai di discutere, di questionare e di anche litigare col Führer durante il suo servizio. Né
la Seconda Guerra Mondiale di Enzo Biagi, Giuseppe Maida ne traccia un breve profilo biografico che provvedo a leggervi. Giuseppe Maida, dalle pagine del primo volume della Seconda Guerra Mondiale di Enzo Biagi, Una storia di uomini, ci dice che von Manstein fu il massimo stratega della guerra lampo. In un'epoca in cui una nazione militarmente avanzata come la Francia fondava ancora la propria difesa sulle imponenti fortificazioni della Maginot, Manstein codificò il metodo per evitare le secche della guerra di posizione e imporre quella di movimento, la Bewegungskrieg, mediante l'impiego di masse di carri armati combinato col bombardamento in picchiate dell'aviazione da combattimento e col lancio di paracadutisti e con l'azione aerea devastatrice sulle retrovie del nemico. La coordinazione tra esercito, aviazione e truppe paracadutiste. La collaborazione interforze, se vogliamo. Da allora la guerra lampo, la Blitzkrieg, ebbe il suo nome, Fritz Erich Georg Eduard von Lewinsky, meglio conosciuto come Feldmaresciallo von Manstein. Nel primo conflitto mondiale combatté soltanto pochi mesi, perché già nel novembre 1914 venne ferito gravemente e, divenuto capitano alla sua guarigione, fu addetto ai vari stati maggiori di grandi unità. Secondo la biografia ufficiale, quando Hitler salì al potere, Manstein, che era comandante del battaglione cacciatori del 4 reggimento di fanteria a Kolberg, in Prussia orientale, ebbe violenti scontri con i funzionari del partito e lottò energicamente contro l'allontanamento delle forze armate di ufficiali di origine ebrea. Ma su questo fatto della sua biografia ufficiale ci sono molti, anzi moltissimi dubbi in proposito, espressi in seguito da altri storici che hanno smentito anche altre sparate sia di von Manstein sia che del Sor Basilio. Ma da lì ad una decina d'anni mutò opinione. Oibò, chissà come mai. E durante la campagna di Russia rivolse ai propri reparti una ordinanza in cui era detto che il soldato tedesco nei territori dell'Est non è solo un combattente secondo le regole della guerra, ma anche il portatore di una inesorabile idea nazionalistica razziale, il quale deve capire perfettamente la necessità della dura ma giusta espiazione della razza inferiore degli ebrei. Bell'onore, Feldmaresciallo! Onore, valore, valore e onore! Sì, onore, parliamone, va bene. Nel 1936 Manstein divenne maggior generale. Manstein ebbe la carica di primo quartiermastro e di sostituto del capo di stato maggiore dell'esercito, il generale Beck. Nel 1936 Manstein aveva 51 anni, era ambizioso, aveva una eccellente cultura, era un brillante ufficiale particolarmente versato nei problemi strategici ed organizzativi. Come organizzatore Manstein era un genio, poco da discutere. Come tanti altri prussiani, Manstein accolse favorevolmente l'energia risoluta del nuovo regime nazionalsocialista e la sua responsabilità nazionale, che appariva così efficace dopo l'atteggiamento rinunciatario della Repubblica di Weimar. La sua politica in fatto di riarmo e pertanto la valorizzazione della classe militare, ma
fedele al geloso potere della casata, della casta degli ufficiali, fino ad allora con von Seeckt, stato nello Stato, prese posizione contro alcune iniziative imposte dall'OKW, dall'Oberkommando der Wehrmacht, e dai progetti nazisti di espansione armata. All'inizio del 1938, quindi, venne allontanato dallo Stato Maggiore e gli venne lasciata una nomina di secondo piano, quella di comandante della 18ª divisione a Legnitz. Si trattò di un vero e proprio esilio e prima di lasciare quel modesto servizio di truppa dovette attendere l'estate del 39, quando in vista dell'aggressione alla Polonia Hitler costituì in Slesia il gruppo di armate sud formato dalla 14ª comandata dalla 14ª armata di Liszt, dalla 10ª von Reichenau e dall'8ª di Blaskowitz. Posto questo gruppo di armate, venne posto al comando, indovinate un po', di chi? Di von Rundstedt, del miglior generale tedesco di tutti i tempi, forse. Manstein venne promosso tenente generale, divenne capo di stato maggiore di von Rundstedt ed elaborò i piani per dare battaglia nella grande ansa della Vistola all'armata Lodz, batterla e giungere con l'ala destra del proprio schieramento sul tergo delle forze polacche. Ma il suo capolavoro lo realizzò pochi mesi più tardi sul fronte occidentale, dando corpo con un progetto per molti aspetti rivoluzionario alle teorie della guerra lampo. Dato che von Manstein, ripeto, era un ambizioso e tutto sommato anche un egocentrico vanitoso. Monti, abbiamo un suo collega qua. Va bene, scusate, battutacci a parte. Dicevo, forse anche perché insoddisfatto del ruolo relativamente modesto che nell'operazione Fallgelb, il caso giallo, veniva riservato alla sua unità, Manstein in un documento sottoposto all'OKW criticò aspramente la suddetta operazione caso giallo Fallgelb, scrivendo che il piano non contiene l'indicazione chiara di condurre la campagna ad una conclusione vittoriosa. Il suo scopo è una vittoria parziale, ovvero sia la sconfitta delle armate anglo-francesi nel Belgio settentrionale e il raggiungimento di conquiste territoriali, il possesso della costa come base per future operazioni. Von Brauchitsch respinse il documento e così fece Halder, altre due prime donne. Tuttavia Manstein, testardo com'era e sicuro di sé com'era, un mese più tardi, quando partecipò al pranzo che Hitler offriva alla cancelleria di Berlino a 5 comandanti di corpo di nuova nomina, non esitò per un istante a esporre al Führer le sue critiche a Fallgelb e a tracciargli un altro piano che aveva già denominato colpo di falce. Hitler, subito convinto, perché da parecchio tempo si trastullava con un'idea del genere. Notate bene, nel 39, 30 ottobre 39, Jodl scrisse nel suo diario: il Führer ha una nuova idea, attaccare a Sedan via Arlon con una divisione corazzata e una divisione motorizzata. Hitler invitò Manstein nello studio privato e per una delle poche volte nella sua vita ascoltò l'interlocutore senza interromperlo. Oibò, già, questo qui la dice qualcosa sulle capacità anche oratorie di Manstein, perché far stare zitto Hitler era un'impresa. Manstein gli disse chiaramente e seccamente che con il Fallgelb, a parte il fatto che era già venuto a conoscenza degli alleati tramite il famoso incidente di Venlo, quando i piani caddero in mano ai belgi,
si sarebbe sconfitto il nemico, e questo si sarebbe soltanto sconfitto il nemico, e questo, mein Führer, non è il nostro obiettivo. Invece si doveva annientarlo, cosa molto diversa. Per far questo, e con l'identico sforzo, era necessario che il colpo principale venisse sferrato dal gruppo di armate A, ovvero sia il vecchio Gerd von Rundstedt, attraverso le Ardenne, su entrambi i lati di Sedan, per poi scavalcare, veloci come il fulmine, la Mosa e giungere attraverso la Francia settentrionale fino al mare, ad Abbeville, tagliando fuori le forze alleate nelle Fiandre. Dopo la distruzione di queste forze, il resto delle forze francesi sarebbe stato circondato e sbaragliato con una massiccia conversione a destra. Hitler approvò. Durante la prima parte della campagna di Francia, ci dice sempre Giuseppe Maida, Manstein non ebbe occasione di dimostrare quello che poteva fare come comandante di una grande unità, perché i suoi reparti vennero relegati semplicemente tra quelli che seguirono la penetrazione delle forze corazzate di sfondamento. Rommel, è lei la settima divisione corazzata, la divisione fantasma, e non aveva e bisogna dire anche una cosa. Hitler aveva detto agli intimi, parlando di Manstein, quest'uomo sa il fatto suo, ma non è proprio quello che fa per me. Perché oggettivamente Manstein, ripeto, era un testardo, non le mandava a dire, e soprattutto se sapeva di avere ragione, e oggettivamente aveva spesso ragione, era in grado di prendere a capocciate il Padre Eterno. Vabbè. Nella fase conclusiva, Manstein operò il primo sfondamento a oriente di Amiens, che praticamente i reparti di von Manstein arrivarono il 10 giugno 1940 a raggiungere e passare la Senna, compiendo quel giorno una marcia di oltre 65 km. Von Manstein aveva un grande senso strategico e aveva una profonda conoscenza delle possibilità delle unità meccanizzate. Manstein apparve così d'improvviso sulla scena bellica europea come l'ideale condottiero delle rapide e mortali penetrazioni coordinate dai carri in terra e dall'aviazione da combattimento in cielo. Fu forse per questo che, divenuto nel febbraio 41 generale di fanteria e comandante del 56esimo corpo corazzato, venne scelto per la campagna di Russia e posto alle dipendenze del gruppo di armate Nord, il feldmaresciallo von Leeb, che dalla Prussia orientale doveva puntare su Leningrado. Manstein sfondò il fronte nemico nella stretta vallata della Dubissa e corse innanzi così veloce che raggiunse Dvinsk, distante oltre 300 km, in soli 4 giorni e mezzo, impadronendosi dei ponti principali sulla Dvina prima che i sovietici potessero farli saltare. Ma la guerra in Russia gli riservò anche un ruolo inatteso. A settembre 1941 fu richiamato nel sud per prendere il comando dell'undicesima armata ed ebbe il compito di conquistare la Crimea. No, scusate, 1942, scusate, la piazzaforte marittima di Sebastopoli, che era il bersaglio principale dell'operazione contro la Crimea nel 1942. Sicché il seguace, il condottiero, l'ideatore della guerra lampo, della guerra di movimento, della Bewegungskrieg, si trasformò in tecnico di materiali e il condottiero di corpi corazzati in stratega dell'artiglieria. C'è da dire che i rapporti tra von Manstein e il Führer furono sempre pessimi. Per insomma
qualcuno disse che non furono mai rapporti molto cordiali. I due non si sopportavano, diciamoci la verità. Il Führer detestava quello che chiamava ottuso professionalismo di von Manstein. Questa cosa, cioè il professionalismo, la cieca obbedienza, la devozione al capo, al Führer non bastavano. Voleva la consapevole adesione politica e sul piano militare l'antica obbedienza cadaverica. E poi, come confessava agli intimi durante i suoi verbosi discorsi postprandiali, al Führer dava molto fastidio il carattere del neo feldmaresciallo, che aveva un'ironia corrosiva ed era capace di critiche dure e aperte. Manstein e il Führer erano divisi soprattutto da diverse e insanabili concezioni belliche. Hitler credeva ancora nel principio del nessuna ritirata, che aveva dato miracolosi frutti davanti a Mosca nel dicembre 41, gennaio 42. Manstein invece sosteneva che l'unico modo per neutralizzare la sempre crescente pressione russa era un arretramento profondo. Il dissidio divenne ferocissimo nel marzo 44. Il 30 di quel mese Hitler convocò Manstein e Kleist all'Obersalzberg e li decorò della croce di cavaliere con fronde di quercia e spade. Tolse ad entrambi il comando e li sostituì con altri due feldmarescialli che in seguito sarebbero stati definiti suoi fedelissimi, ovvero sia quel lercio leccapiedi incapace di Schirner e il pompiere del Führer, Model, generale bravissimo di cui penso vi parlerò a breve in un altro video. Manstein ufficialmente soffriva, venne dichiarato che soffriva di gravi disturbi agli occhi e si trasferì a Zell, elegante località mondana e di villeggiatura, col pretesto di sottoporsi ad una lunga cura. In realtà passò il tempo a scrivere un libro che venne pubblicato dopo la fine della guerra e sarebbe diventato un best seller di cose militari, che si intitolava Verlorene Siege, ovvero sia vittorie perdute. E su vittorie perdute ci torniamo tra poco. La sua carriera finì a questo punto. Non venne, cioè stava talmente tanto antipatico a Hitler che non venne richiamato in servizio nemmeno durante la catastrofe di Bagration, per dire. Il nome di von Manstein divenne tabù nell'alto comando tedesco. Non lo si nominava più, cioè, ripeto, il Führer non lo voleva più vedere, non ne voleva più sentire parlare, perché, ripeto, ne detestava il rigido formalismo, ne detestava il pessimo carattere, ne detestava anche l'ironia sarcastica e corrosiva che il Führer non capiva, non voleva capire e che tutto sommato, come dire, tutto sommato il Führer odiava chi aveva ragione e pretendeva di averla sempre lui. Cosa che sappiamo benissimo ebbe effetti disastrosi, ma ripeto, nonostante Bagration, nonostante la catastrofe di Bagration, Manstein non fu più richiamato in servizio e venne semplicemente lasciato a far la muffa a Zelle. Nel dopoguerra venne arrestato, a fine conflitto dagli inglesi, e venne processato nel 1949 ad Amburgo come criminale di guerra. L'accusa si riferiva al 1942 in Crimea, quando aveva ospitato, senza proferire parola,
uno Einsatzgruppe venuto a ripulire la regione dagli ebrei. Dei 17 capi di imputazione che gli piovero addosso, ne rimasero solo due. Manstein fu condannato per non essere intervenuto, mentre sotto la sua giurisdizione avvenivano massacri e orrori. La condanna fu a 18 anni di carcere, che dovevano essere scontate nel carcere di Werl, ma 4 anni dopo venne rilasciato a causa del suo cattivo stato di salute. Nel maggio 1953 e si ritirò a vivere con l'unica compagnia di una bella e giovanissima cameriera in una grande e quieta villa di Hirschenhausen in Baviera, dove morirà riverito e venerato. Mettiamola così. Von Manstein, ripeto, indubbiamente fu un generale abile. Più abile di Rommel? Sì, poco ma sicuro sì. Ma su di lui pesano alcune grosse macchie, se vogliamo. Diciamo il fallimento del tentativo di soccorso alla Sesta Armata accerchiata a Stalingrado, ma lì più che demerito di von Manstein fu merito di Zhukov. Perché lo sapete che cosa fece il figlio del ciabattino? Lo sapete che cosa fece Georgi Konstantinovich Zhukov per, diciamo, buggerare e prendersi gioco di von Manstein e dei semidei della guerra prussiani dello Stato Maggiore tedesco? Circondò Stalingrado non con un anello di forze, ma con tre. E ciascun anello di forze che circondava Stalingrado era separato da una cinquantina di chilometri. Quindi, se i tedeschi sfondavano la prima linea di difesa, si sarebbero trovati di fronte una seconda linea di difesa, e per arrivare fino a Stalingrado ne dovevano sfondare tre di queste linee sovietiche, che però, nel caso il cuneo fosse riuscito ad arrivare a salvare, a toccare la Sesta Armata a Stalingrado, molto probabilmente gli si sarebbe chiuso a tenaglia dietro la genialata del figlio del ciabattino. Ovvero sia, non è necessario essere superuomini ariani, non è necessario discendere da generazioni e generazioni di militari militaristi prussiani. Bastava semplicemente, come dire, avere intelligenza e capacità nel leggere il campo di battaglia e nel capire chi avevi davanti. L'operazione Citadel fu un fallimento, nonostante la vittoria tattica tedesca, fu un fallimento per i tedeschi, fu una sconfitta strategica, fu l'ultima operazione offensiva in grande stile che i tedeschi riuscirono a porre in atto sul fronte orientale. Da allora in poi avrebbero soltanto dovuto arretrare fino, se vogliamo, a Bagration, quando veramente fecero letteralmente l'apocalisse. Von Manstein fu l'uomo che conquistò la Crimea e Sebastopoli. Sì, verissimo, ma lo fece in maniera assediando la piazza forte duramente, utilizzando senza remore la carne da cannone romena, perché a conquistare la piazza forte assediata di Sebastopoli più che i tedeschi furono i romeni, che Manstein utilizzò in maniera feroce e spietata come carne da cannone. Nel marzo 1944, come ho detto, venne decorato con la con la croce, venne decorato con le spade
in aggiunta alla croce di cavaliere della croce di ferro con fronde di quercia, e tolto di mezzo, dimenticato, nonostante la Germania hitleriana potesse avere ancora bisogno di un generale. La sopravvalutazione di Manstein, secondo me, è soprattutto, ripeto, dovuta a fattori post-bellici. Venne rilasciato nel 1953 per motivi di salute. Morirà 86enne nel 1973 nella sua lussuosa villa in compagnia di una giovane governante. Allora, cari signori, cosa dire di più? Il personaggio, analizzare con un video come questo la figura di von Manstein è complicato, cioè ci stiamo avvicinando all'ora di video, ma un'analisi completa, ripeto, in così poco tempo è praticamente impossibile. Generale abile, condottiero abile e buono stratega, sì, anche se come tutti gli strateghi tedeschi non era in grado di ragionare in termini di strategia. L'unico che ragionava in termini strategici nell'alto comando tedesco, come ho detto più volte, guardatevi anche i video in proposito di Parabellum, ripeto, von Manstein era prigioniero anche lui del mito della battaglia decisiva, vedeva la battaglia come territorio da conquistare, come nemico da annientare, mentre Hitler vedeva la battaglia, vedeva la guerra come risorse da conquistare. Hitler puntava al petrolio del Caucaso, sbagliando si fece convincere dai suoi generali prima a puntare verso Mosca, poi imponendosi sui suoi generali, costrinse i suoi generali a resistere di fronte a Mosca e ottenne un successo inaspettato. Questo qui però, come ben sapete, spinse il Führer a pensare di avere sempre ragione. Un uomo come von Manstein, Hitler lo disprezzava ferocemente. Ne riconosceva la bravura, ne riconosceva l'abilità, ne riconosceva l'intelligenza, ma ne odiava, come ho già detto, il carattere, la personalità e anche, se vogliamo, la superiore bravura come condottiero di truppe. Infatti, come vi ho già detto, dal marzo 1944 a tutto, insomma, fino a che la Germania non si arrese l'8 maggio 1945, von Manstein cadde nel dimenticatoio. Il suo nome non poteva essere fatto al quartier generale del Führer. Von Manstein per il Führer, von Manstein non esisteva più. Perché? Perché aveva osato tenergli testa? Sì. Perché era più bravo di lui? Sì. Perché il Führer temeva la personalità di Manstein? Sì. Manstein fu il più grande comandante tedesco? Sì e no. Come ho già detto, la sua condotta nel tentativo di liberare Stalingrado fu quantomeno discutibile. La sua condotta, il suo modo, la sua guida alla battaglia di Kursk, diciamo, gli fece consumare inutili risorse. Vero, la battaglia fu ritardata, vero, ci furono dei problemi, vero che i russi avevano foderato di ogni ben di Dio, tra mine, artiglierie e carri armati, il saliente di Kursk, ma von Manstein lì, diciamoci la verità, toppò, a mio modesto e personalissimo giudizio, discutibile e discutibilissimo giudizio personale fondato sulla lettura di qualche libro, che insomma sapete bene, ne ho anche troppi di libri, i libri non sono mai troppi, però di libri ne ho veramente tanti,
mi sono fatto quest'idea. Von Manstein era bravo, sì, ma a un certo punto era troppo calato nel ruolo, nell'ideale, nella mentalità del semidio della guerra prussiano che si sentiva infallibile. Aveva spesso ragione, questo è vero, ma non aveva elasticità mentale, ma fece dei grossi errori. Stalingrado e Kursk i più grossi. Il sanguinoso assedio di Sebastopoli, conquistata soltanto perché buttò nella fornace dell'assedio alla piazzaforte di Sebastopoli la carne da cannone romena. Se non fosse stato per i romeni, Manstein probabilmente starebbe ancora prendendo a testate, dopo 80 anni, gli spigoli del forte Maxim Gorki a Sebastopoli. Io la vedo così. Mi sbaglio? Forse. Se pensate che io sia nel torto, ditemelo pure. Potremo tranquillamente parlarne e vedremo chi avrà ragione. Non sono von Manstein, non dico di avere sempre ragione, chiaro. E poi ripeto, soprattutto il vergognoso, chiamiamolo col suo nome, vergognoso, Vittorie perdute, un libro autoassolutorio come pochi, un libro nel quale dice un sacco di balle, un libro nel quale dipinge come tutti i tedeschi dell'epoca, come tutti gli autori tedeschi, come Karel, come Guderian, come Otto Carius, dipinge i russi come belve assetate di sangue, bramose di carne tedesca. Mentre sappiamo benissimo che la Germania in Russia stava facendo Dio solo sa che cosa. Se la cavò dall'essere spedito a Mosca perché oramai era in atto la guerra fredda, si era in piena guerra fredda, alla Lubianca avrebbero voluto tanto fare 4 simpatiche chiacchiere col feldmaresciallo von Manstein. Ma gli alleati non vollero saperne di consegnarlo. Von Manstein venne condannato, ripeto, a 20 anni prima, ridotti a 12 e poi ridotti nuovamente a 4, per avere lasciato mano libera agli Einsatzgruppe in Crimea. In realtà von Manstein non mosse mai una paglia per fermare gli Einsatzgruppe, non fermò mai una, non si azzardò mai a fermare gli orchi della Ordnungspolizei, non si azzardò mai a fare un pur minimo gesto per impedire i massacri nei confronti della popolazione russa, della popolazione civile e degli ebrei. No. Von Manstein fu in Vittorie perdute, von Manstein mente sapendo di mentire, su imbeccata di furbastri come Halder e di eminenze grigie e dell'eminenza grigia per antonomasia Gehlen, Reinhard Gehlen. Insomma, signori, cosa dire di von Manstein? Grande generale? Indubbiamente sì. Semidio infallibile della guerra? Probabilmente no. Criminale di guerra? Sicuramente sì. Bugiardo, mentitore e autoincensatore? Sicuramente sì. Autore di un libro pessimo e molto discutibile, come Vittorie perdute? Sicuramente sì. Un uomo che vive, la cui memoria vive tuttora nel mito, ma un mito che va molto, molto, molto ridimensionato. Quindi, cari signori, adesso tocca a voi, qua sotto. Io sono qua apposta per parlarne, per discuterne. Fatemi sapere che cosa ne pensate e come sempre arrivederci al mio prossimo video e soprattutto ciao!